internazionale della moda italiana credo abbia da sempre manifestato un grande interesse per i giovani, non solo a parole ma con i fatti. E perché? Perché io credo che maggiormente noi, rispetto per esempio ai francesi, abbiamo un problema di continuità di proposta moda, di nuova creatività, tenuto conto che la moda italiana è nata proprio più di 50 anni fa. E i grandi protagonisti della moda italiana sono tutti grandi. Grandi come successo, grandi come immagine, grandi come ricchezza e anche grandicelli come età. Questo è il problema della moda italiana. Sono ottimista comunque sulla continuità delle aziende storiche, ma è certo che noi dobbiamo creare un vivaio di giovani attori, di una nuova generazione. Ecco, credo che la Camera Nazionale della Moda Italiana sia sempre stata attenta fattivamente a questo tema e le iniziative che sono state, direi, elaborate e sviluppate sono state sostanzialmente tre. Il concorso Next Generation, il New and Coming Design durante Milano Moda Donna e il progetto incubatore della moda. Diciamo che sono tre cose diverse e per certi aspetti complementari, perché New and Coming Design, che è fatto anche con la collaborazione e il sostegno della Camera di Commercio di Milano, è per rappresentare i giovani con un format particolare, poco costoso, durante Milano Moda. Next Generation è qualcosa già di più impegnativo perché c'è una commissione che seleziona alcuni casi e noi li aiutiamo con un impegno anche economico a realizzare le collezioni pilota che poi sfidano assieme al New and Coming Design. Terzo e ultimo, ma più importante di tutti, è questo, il Fashion Incubator. E devo spendere due parole per spiegare com'è nato. È nato da un progetto che si chiamava Tutor della Moda. E com'era nato questo progetto? Erano cinque paginette dove nelle prime due si spiegavano le difficoltà per un giovane oggi ad emergere in un contesto come quello, diciamo, anni 2000, caratterizzato da un affollamento delle proposte moda, di tutto di più, tutte le fasce di prezzo, varie creatività, varie modalità, eccetera, eccetera. Costi importanti per comunicazione e immagine, costi importanti proprio per lo start-up dal punto di vista delle risorse umane e finanziarie. Il tutto in una situazione di mercato, come abbiamo detto prima, di altre cose. L'idea del tutto qual era? Avere un grande della moda, i nomi ve li potete immaginare tutti, che non portasse il giovane stilista a casa propria, perché poi questi signori sono molto grandi ma sono anche molto gelosi, quindi hanno paura di coltivarsi la serpe in seno. Infatti mi ha detto, lasciamo perdere, non diciamo che portiate in casa vostra un giovane stilista che poi vi ruba il mestiere. Siete voi che andate fuori dalla vostra azienda e ricchi come siete, di denaro, di esperienza, di conoscenze, di know-how, di tutto di più, aiutate quel giovane nello start-up. Quindi fate una sorta di venture capital, per intenderci, no? Signori, grande delusione. I nostri sono grandi, però generosità in questa materia è poco. Quindi al di là di qualche manifestazione un po' così, non è successo nulla. Però ci dispiaceva lasciarlo perdere questo discorso. E allora il tutor è diventato questo padre, madre, non so chi è più maschio o più femmina, il Comune di Milano e la Camera della Moda. Cioè siamo noi il tutor. Grazie alle risorse del Comune di Milano e grazie alla Camera della Moda e al staff di Camera della Moda abbiamo assunto questo ruolo, del quale andiamo orgogliosi. E devo dirvi, di tutte le cose che la Camera della Moda ha fatto, quantomeno da quando io sono presidente, per la parte giovani questa è quella più alta, più illuminata, più confusa.